ce la facciamo. Ecco, adesso vogliamo iniziare la nostra preghiera per le anime sante del Purgatorio. Chiediamo misericordia per questi nostri fratelli che soffrono in quella dimensione spirituale come momento di espiazione e di riparazione. Lasciamo che la nostra preghiera questa sera sia di ordine contemplativa, mettendo questo desiderio fondamentale nel cuore di ciascuno di noi, donare questo tempo di preghiera insieme con Maria, la Regina della Pace, per i nostri fratelli che soffrono, per queste anime che in vita non erano a conoscenza di quello che sono le pene che si pagano quando i nostri atteggiamenti, comportamenti, quando i nostri modi di vedere la vita non corrispondono al disegno divino della volontà di Dio. E allora noi con molto ardore interiore, con molta fiducia nel Signore, ecco, ci vogliamo unire in una sola preghiera d'amore, in un'unica preghiera di offrire per questi nostri fratelli. Preghiamo per le anime che soffrono pene maggiori, per le anime più abbandonate, per quelle che da più lungo tempo hanno una pena in purgatorio, per quella che è stata l'ultima del dramma, per tutte quelle anime che hanno vissuto più tempo nel mondo, per quelle anime che hanno vissuto meno tempo nel mondo. Preghiamo per tutte quelle anime che hanno più peccato per collera, per invidia o gelosia, per vendetta o rancore, per vanità, per impudicizia, per parole dannose, per parole inutili, per giuramenti di imprecazione, quelli che più hanno peccato di ottusità. Prima da Genova, nel suo trattato del Purgatorio scrisse, a proposito del Purgatorio, l'anima, separata dal corpo, non trovandosi in quella potenza nella quale fu creata, e vedendo in sé l'impedimento che non le può essere tolto se non per mezzo del purgatorio, presto vi si getta dentro e volentieri, e se non trovasse questa ordinazione atta a levarlo da quell'impedimento, pace, in quell'istante in lei si genererebbe un vero inferno, vedendo di non potersi accostare al suo fine che è Dio, il quale è tanto a fuoco e che in comparazione al purgatorio è da stimarsi nulla, benché come detto è simile all'inferno.
Più ancora dirò che io vedo Dio, essere di tanta purezza, che l'anima abbia in sé un briciolo di imperfezione, si getterà più forte piuttosto che l'inferno che stassero così innanzi al Signore. E vedendo perciò il purgatorio disposto per le varie le vie, per le varie le macchie, per le varie via le macchie, subito mi si getta dentro e non vuole uscire se non purificato. Elena ci dà un'idea, soprattutto dello stato dell'anima. Anche una minima imperfezione diventa impedimento per andare in paradiso. E quindi il purgatorio diviene una condizione di purificazione e di espiazione. Per levare tutto ciò che è torbido dentro di noi e prepararci a togliere proprio questo mondo che non coincide con il mondo di Dio. È un luogo in fondo d'amore, perché è una correzione d'amore, una purificazione d'amore che Dio consente alle anime di potersi liberare da quelle dinamiche, da quegli ostacoli, da quei impedimenti che la vita terrena abbiamo fatto fatica a dare lontano, che nella vita terrena abbiamo fatto difficoltà a dire no, e quindi il male che va preciso alla radice del purgatorio lo fa il Signore con le fiamme d'amore, di purificazione, una purificazione d'amore, ma anche nelle purificazioni d'amore si soffre di dolore, ma è una purificazione che ti porta a intravedere, però ti dà la speranza che ben presto sarai nel mondo di Dio, nella comunione con Dio. Quindi è una purificazione che ti spinge verso il cielo, non verso l'inferno, gli abissi. Per questo motivo è un luogo di grazia, è una nuova opportunità che Dio ci sta dando. Di tutte quelle volte che abbiamo rifiutato le opportunità della terra, dove il Signore con la grazia ci ha ispirato a dire di no al peccato, ci ha ispirato a dire di no al compromesso. E allora, ecco, il Signore ci chiede proprio questo, di in noi in questa terra di vigilare sui vari modi della nostra personalità e di evitare quei peccati che se non vengono confessati saranno motivo di espiazione e purificazione nel fuoco dell'amore per prepararci all'incontro con Dio. Come dicevano i grandi maestri di teologia e dello spirito, che chi entra in purgatorio è salvo, perché è ancora un'azione d'amore di Dio nei nostri confronti, una seconda opportunità dopo la morte di ravvederci e di purificarci per andare da Lui nell'eternità. Pensate, stare con Dio nell'eternità è una vita in cui non segneremo nessun passaggio di giorno, di mese, di settimana, di mesi, di anni, perché l'eternità è un tempo senza tempo, ma è un tempo di presenza davanti all'amore,
e noi con il cuore ameremo sempre. Saremo una sorgente piena d'amore. E allora ci dobbiamo porre un po' delle domande. Come possiamo far navigare il nostro cuore nei sentimenti di rancore, di rabbia, di vendetta, di cospirazione? Se noi sappiamo che il nostro destino ultimo è la vita con Dio, lo stare con Dio, essere felici eternamente con Lui, sono due mondi contrapposti, che se non c'è quello spirito di conversione, quello spirito di riconciliazione, quello spirito che Gesù ci chiede, ce lo chiede proprio Lui nel Vangelo, con la Sua parola: convertitevi, cambiate vita, seguite la mia parola, seguitela, perché essa è quella che farà luce al cammino nostro verso per il nostro viaggio verso l'eternità. Noi siamo chiamati a questo. Oggi forse non ci pensiamo perché abbiamo una vita abbastanza standardizzata, con tutti i suoi sogni, impegni, progetti, progetti di bene e di male, però siamo scollati da quello che è il fine ultimo della nostra vita. E allora ritorniamo, pensiamo, ci pensiamo che abbiamo, che ci sono dei tanti nostri fratelli che anche in questo momento, che qualcuno sta lasciando questo mondo e si ritrova davanti al mondo di Dio. Allora come possiamo pensare di spendere una vita continuamente in delle lotte che non hanno nessun valore dal punto di vista dei rapporti umani, dal punto di vista della qualità di vita? Gesù ci chiede proprio questo: riconciliatevi, convertitevi, convertiamoci. Siamo tutti nella stessa barca, che dobbiamo fare questo cammino e dobbiamo chiedere al Signore. E noi sì, stasera la nostra preghiera è per questi nostri fratelli che soffrono, piangono, si sperano, si mettono in un'attesa di speranza, che qualche battezzato qui in terra si ricorda di Lui e che possa pregare per Lui. Ecco, chiedete a Gesù proprio nella preghiera, che vi metta nel cuore qualche anima che non ha avuto mai un suffragio, qualche anima che non è stata sostenuta dalla preghiera nostra, dalla preghiera di ciascuno di noi. Noi vogliamo aprire le braccia del cuore, perché a Gesù vogliamo che siano presenti tutte queste anime e che possano ricevere una consolazione, una benedizione di alleviare le loro sofferenze, alleviare il loro dolore, alleviare il loro disagio spirituale. Gesù, guarda, questa sera tutto il mondo spirituale del purgatorio, sono tanti, tanti, tanti e innumerevoli. E a te chiedo, Gesù, che tu possa benedire ogni anima, alleviando tutti i dolori, le sofferenze, un momento di refrigerio che gli viene concesso da questa nostra preghiera che stasera, per amore, abbiamo lasciato le nostre occupazioni, le nostre case, le nostre abitudini, i nostri impegni. Stiamo facendo questa scelta d'amore di stare qui davanti a te e offrirti una preghiera per tutte queste anime, di ogni razza, lingua, religione, di qualsiasi continente. Noi te ne offriamo a te, Gesù. Non vogliamo più vedere
quello che tu hai messo nel cuore di tanti fratelli che siamo immagine e somiglianza tua, che si devono perdere negli abissi dell'inferno. Come disse Santa Caterina da Siena: Signore, vedendo che tante anime, pensate nel 1300, tante anime che cadevano nella bocca delle fiamme della morte, chiese a Gesù che lei si potesse appoggiare sul tappo dell'inferno per non far cadere più nessun altro. Le anime del purgatorio con la loro vita, con le loro sofferenze, con le loro espiazioni e liberazioni. Io chiedo questa sera che ognuno di noi possa offrire un momento di dolore, di sofferenza. Ecco, mettiamolo nelle mani del Signore, perché possa questa sofferenza essere accolta da Lui e distribuirla in luce, pace e salvezza a questi nostri fratelli. Da Cortona, una volta si presentarono a questa santa due mercanti, i quali, essendo stati uccisi, per via da due malfattori e colti quindi all'improvviso della morte, non avevano potuto ricevere l'assoluzione dei loro peccati. Per divina bontà, avendo avuto il tempo di fare un atto di perfetta contrizione, furono salvati. Siccome però nell'esercizio della loro professione questi due mercanti avevano commesso molte ingiustizie, i loro tormenti erano atroci e supplicavano quindi la serva di Dio di avvertire i loro parenti e di nominarli affinché restituissero quanto prima a chi dovevano tutti i denari da loro rubato. E questo perché senza tale restituzione noi non saremo liberi dalle pene del purgatorio. A confidente del Sacro Cuore, Santa Margherita alla Porta, venne rivelato un segreto molto istruttivo per noi. Pregava ella per due uomini illustri, morti da poco tempo. Ma ecco quanto seppe in una visione. Uno di essi era in purgatorio e molti suffragi di messa venivano offerti per lui. Ma le sante messe che si celebravano non apportavano all'infelice anima alcun sollievo. Egli nella vita aveva derubato e danneggiato alcune famiglie di onesti contadini, esigendo da loro più di quanto avrebbero voluto la carità e la giustizia. Dio, che è un buon padre per tutto, applicava il frutto delle messe celebrate per quel Signore a queste famiglie, sia per le persone ancora vive che sia ancora per quelle defunte. Così il Signore stesso pensava a compiere la restituzione che colui avrebbe dovuto fare. Allora, questa esperienza di Santa Margherita ci insegna che effettivamente una preghiera, una santa messa offerta delle anime che noi vogliamo portare sull'altare, Dio, il Padre, le accoglie i frutti di questa santa messa. In realtà, cioè, è la passione di Gesù che si rinnova sull'altare, il suo sacrificio in cui dona corpo e sangue, e quel Padre guarda quel sacrificio offerto con amore per quelle anime
e quelle anime usufruiscono il bene di quel sacrificio della Santa Messa. Questa allora ci dà anche una spiegazione molto importante. Vedete, noi spesso è vero che la Chiesa dice un nome è legato a tante cose. Io credo che tutto quello che noi possiamo mettere come nome, anche se il sacerdote non riesce a dirlo tutti, perché a volte sono innumerevoli, ma Gesù, stiamo parlando di Gesù, che si offre e che sa tutto, è la pienezza della conoscenza di tutte le anime. Volete che si dimentica di qualcuno che noi vogliamo pregare per quella persona? Non è da Gesù questo, perché lui è Dio e sa tutto, conosce tutto. Quindi non dubitiamo, non disperiamo, non ci angustiamo perché magari abbiamo messo il nome e non è stato detto. La Santa Messa, la celebrazione soprattutto del corpo e sangue di Gesù su questo altare, apre una finestra sul mondo di Dio che noi non possiamo vedere se non con gli occhi della fede. Entriamo in tutta in una dimensione diversa da quella che è umana. Entriamo in una dimensione soprannaturale forte d'amore, dove abbraccia tutti e tutti, senza nessuno escluso. Quindi non viviamo, e ogni volta che andate anche a messa, anche se non l'avete detto al sacerdote, mettete voi il nome nel momento della consacrazione, nel momento del capo. E il Signore che qui, nella universalità, è presente, preghiamo sicuramente per i morti, no? I defunti, ma come dicevamo prima, la riflessione ci invita anche a pregare per i viventi, quindi per le persone viventi che hanno bisogno di preghiere per le conversioni. E ne preghiamo giustamente, no? Per i defunti, perché li vogliamo aiutare. Ma la riflessione di stasera, di questo testo, ci dice in cui noi dobbiamo pregare anche per i vivi, proprio per aiutare chi non riesce ancora a imboccare la strada di Dio, magari anche attorno a noi, nelle nostre famiglie, tra gli amici che poi diventano nemici. Preghiamo per loro, perché possano riflettere che il male non porta a nessuna parte. Lo spirito di divisione, soprattutto operato dalla Chiesa, non porta a nessuna parte se non a un dolore di Dio, a una negazione di Dio. Come vengono motivate anche le sante messe gregoriane. Le origini di queste messe, volgarmente chiamate trentennale gregoriano, cioè 30 giorni di seguito, sono state istituite da San Gregorio Magno Papa. Ecco quanto accadde nel monastero di San Gregorio. Vi era un monaco per nome Giusto, che era molto pratico della medicina, ed era esso che mi portava il soccorso dell'arte sua in mezzo all'infermità in cui ero afflitto. Anch'esso cadde ammalato e fu ben presto condotto agli estremi. Il fratello Copioso, il quale esercita anche oggi a Roma l'arte della medicina, venne per curarlo. Questi non tardò a capire che per lui non c'era più speranza e disse al fratello di aver nascosto in un certo ripostiglio 3 monete d'oro. I fratelli del monastero ne furono informati e dopo minuziose ricerche scoprirono le 3 monete in mezzo alle medicine.
Quando mi diedero la notizia, ne fui molto contrariato e soffrì a pensare che un fratello della nostra comunità si fosse reso colpevole di una sì grave trasgressione, perché la regola in vigore del nostro monastero ha sempre imposto che tutto fosse comune ai fratelli e che nessuno possedesse qualsiasi cosa come bene proprio. Pieno di dolore domandai a me stesso che cosa potessi fare per aiutare il moribondo a espiare la sua colpa e dare agli altri una lezione salutare. Feci venire Prezioso, superiore del monastero, e gli disse: andate e dite che nessuno dei fratelli si rende vicino al morente per dargli parole di consolazione. Suo fratello di sangue gli dica che esse è oggetto di errore per tutti a causa del danno che aveva nascosto, affinché almeno in morte pianga il suo peccato e ne ottenga perdono. Quando sarà morto, si scavi una fossa nelle canone e si seppellisca il corpo con le tre monete d'oro, e che tutti dicano a gran voce: il tuo denaro sia con te in perdizione. La mia intenzione è che tutto questo sia di giovamento al morente e agli altri fratelli ancora vivi. L'amarezza della morte potrà ottenere primo la remissione del suo peccato, e la serenità con la quale questo atto di trasgressione venne punito impedirà agli altri di rendersi colpevoli dello stesso peccato. Ecco, delle tre monete ne esce fuori 30 sante messe. Il racconto è abbastanza lungo e vi dico questo, che San Gregorio, proprio da questa lettura, da questo episodio che è successo nel suo monastero, è stato ispirato a far celebrare 30 sante messe di seguito per quell'anno, perché potesse ricevere refrigerio, potesse ricevere sostegno durante la sofferenza e procedere sempre di più per i meriti della passione di Gesù, camminare sempre di più verso il paradiso. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapevo che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vedere. Parola del Signore. Quindi vediamo ancora un pensiero su questa nostra celebrazione che ci porta a considerare un mondo intermedio tra la terra e la vita eterna. Questo mondo che abbiamo detto anche nella nostra adorazione che è un luogo di sofferenza, ma una sofferenza contestualizzata nella prospettiva dell'amore, ed è l'amore la chiave di tutta la nostra chiamata, di tutta la nostra esistenza. Gesù ci chiederà la fine della vita: sì, hai fatto le tue opere, hai fatto il tuo ruolo, hai avuto modo di essere un buon evangelizzatore,
Ma come hai amato, come hai accolto, come ti sei donato? E queste risposte le troviamo solo nel modello Gesù, che si è offerto, si è donato, ha evangelizzato per un unico fine, la salvezza delle anime. E quello che deve entrare anche nel nostro cuore, chiaro, come il Signore stesso prova una grande afflizione, come abbiamo visto sulla croce, quando vede gli uomini che alla sua proposta d'amore rispondono con la violenza, con l'odio, con il risentimento, con l'ostinatezza di volerlo eliminare, di voler eliminare Dio dalla propria vita. E questo succede anche al popolo di oggi, che pur avendo i crocifissi in mezzo a noi, non solo nella fisicità di quelli che noi vediamo, ma ci sono tante anime crocifisse nel silenzio, nella solitudine, nella operatività della comunione con Dio, che si offrono, si donano e chiedono al Signore che tutto il mondo si possa salvare, che tutte quelle anime che viaggiano in sentieri e parametri ancora lontani dallo sguardo dell'amore, che possano ritornare a Lui. Eppure queste anime continuamente vengono anche perseguitate, maltrattate, perché è il linguaggio proprio dell'amore, il linguaggio della redenzione, ossia il linguaggio della salvezza delle anime, che ancora oggi fa fatica ad entrare nei nostri cuori. Tanti nostri fratelli pensano che la vita finisca qui su questa terra, altri non si pongono nemmeno il problema di un'esistenza oltre la morte, perché i cuori viaggiano nei loro pensieri, credendo di essere eterni in questo tempo terreno. E quando manca proprio questa percezione di un orizzonte finale che si chiama Dio, alla quale noi vogliamo unirci a Lui, è chiaro che i cuori viaggiano nei vuoti, viaggiano nelle fantasie più strane e viaggiano in quei progetti che sono di morte ma non di vita. E allora io credo che fortemente noi si veniamo a pregare per i nostri fratelli, per alleviare le loro sofferenze, e gli vogliamo offrire questo tempo. Voi pensate che tutto il tempo si dona nell'amore per una giusta causa, è un tempo benedetto, e scendono dal cielo tante benedizioni anche su di noi e su tutti voi. Però dobbiamo anche cercare di fare un cammino nostro di liberazione dal male, dal peccato. Dobbiamo veramente entrare in quello spirito di essere apostoli secondo il cuore di Gesù, che altrimenti, come dice Paolo, si corre in vano, magari pensi di voler salvare gli altri e perdi te stesso. Chiediamo anche a Maria, in questa nostra celebrazione, il dono della sapienza, il dono della saggezza, che ci guardiamo dentro senza spaventarci, ma vogliamo solo veramente crescere nel perdono e nell'amore.